un mese fa, esattamente un mese fa, ci lasciava una mia, ma una nostra amica, aveva 40 anni ed era una gnocca pazzesca. Sto parlando di lei. Take it to the next level, baby. Do you dare? Ho avuto un cancro. In questi 2 mesi mi sono curata. Adesso ve ne posso parlare perché ho finito la radio e la chemio. Io sto benissimo. Questo è il messaggio bello che io voglio dare. Non trattateci da malati. Siamo dei guerrieri. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you hurt me, I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at I'm way too goodbye. good at goodbye. Andiamo a aprire il nostro telegiornale con una di quelle notizie che mai avremmo voluto darvi, perché si è spenta Nadia Toppa. Aveva solo 40 anni. Della sua malattia aveva scelto di parlare pubblicamente con forza e semplicità. Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l'amore che ci hai donato. Resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell'amore più grande. Riscaldati dall'abbraccio di tutti. Ciao Nadia. E grazie per tutte le volte che sei venuta nel mio camerino con i tuoi cappelli, sorridendo molte volte più di me, nonostante tu stessi male. Grazie per tutte le poesie che mi hai mandato, grazie per tutte le volte che mi hai detto e mi hai chiamata tesora, con la maiuscola finale. Grazie, grazie di tutto. Sei veramente una grandissima gnocca.